Attualmente noi siamo esattamente nella stessa situazione che si era prodotta prima dell'interrogazione parlamentare e anche delle ultime dichiarazioni che sono state fatte dal Ministro. Se i lavoratori sono ancora in una situazione di richiesta di cassa integrazione ordinaria, ma noi di ufficiale rispetto al futuro dei quattro siti e quindi dei quattro stabilimenti non abbiamo nessuna novità rispetto a quanto in questi mesi ci è sempre stato illustrato, ossia la possibilità di trovare una soluzione che consenta la ripresa dell'attività lavorativa per quasi le 650 persone che attualmente sono ancora coinvolte all'interno di questo percorso. Tenete conto che i 650 che vi ho detto sono semplicemente le persone che lavorano all'interno dello stabilimento Stefana. Poi Stefana aveva anche tutto un indotto che rischia, se non troviamo delle soluzioni adeguate per i siti principali, di coinvolgere, abbiamo stimato, quantomeno ancora un numero pari di altre persone che sono coinvolte all'interno dell'indotto. La prossima tappa decisiva è sicuramente quanto potrà accadere al termine dei 120 giorni che sono stati dati dal Tribunale per asseverare il piano necessario per poter determinare il concordato preventivo. Questi scadono alla fine di aprile e noi abbiamo la necessità di capire a quel punto quali sono effettivamente i progetti che sono stati ipotizzati per gli stabilimenti di Stefana, perché se non è chiara quella data, qual è il progetto per asseverare il piano, è evidente che anche il concordato preventivo non potrebbe più essere considerato una misura idonea per poter affrontare la situazione di crisi. Come FIM CISL, noi è dall'inizio di questa vicenda che abbiamo cercato di interloquire con tutti i soggetti istituzionali che vanno dalla prefettura e fino ad arrivare al MISE, quindi al Ministero dello Sviluppo Economico, facendo rilevare l'importanza della crisi che il gruppo stava vivendo. Abbiamo chiesto di aprire tavoli istituzionali che consentissero con maggiore anche serenità tra le parti di provare a capire quali potevano essere i percorsi di sviluppo per questa situazione. Siamo rimasti inascoltati sia dalla prefettura sia dal ministero. Oggi noi siamo in una situazione in cui mancano circa 20 giorni al termine dei 4 mesi previsti e ad oggi i lavoratori non sanno ancora quale sarà il loro futuro. E quindi io credo che l'impegno che il ministro si è preso attraverso un canale diverso da quello sindacale debba essere onorato, perché 650 persone, 650 famiglie stanno aspettando una risposta e non è più accettabile che questi balletti istituzionali impediscano di conoscere quale possa essere il destino di questi lavoratori.